trovati cari buongustai. A casa Twin Tour si è fermata a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, presso il ristorante La Collina. Non potevamo mancare all'assemblea annuale proposta dall'associazione professionale Cuochi Calabresi. Il presidente Sgro insieme a Franco Matina, a Mimma, ci aspettano in cucina e troverete davvero molto interessante questa serata dedicata non solo alla buona cucina, all'assemblea tra tutte queste figure professionali, ma anche molto altro. Dentro ci metterei i tesori della terra, pomodoro e melanzane a volontà, cacio, cavallo, peperoni, un po' di nduja, cipolle di troppe ed olio in quantità. Beh, la cosa sicuramente da non perdere è questo menù realizzato e dedicato a Escoffier, questo maestro della cucina internazionale, quindi una degustazione di piatti in suo onore. Poi soprattutto ci sarà anche il riconoscimento di alcuni prestigiosi premi e anche qualche riconoscimento a sorpresa. Il direttore tecnico Rocco Sgro, ben trovato a casa tua, come va? Benvenuti a voi qui. Tutto bene, immagino? Sì. Eh? Senti, ci hai preparato un menù strutturato e ispirato soprattutto, l'abbiamo data qualche anticipazione, a Auguste Escoffier. Come si cala nel contesto dell'assemblea dei diversi soci? Abbiamo pensato in occasione della nostra assemblea annuale per l'anno 2017 di proporre per i discepoli di Escoffier, che in Calabria sono molti e per i quali abbiamo organizzato delle cerimonie di investitura, un convegno, un incontro, una dinner d'Epicur, una cena di Epicuro dedicata alla gastronomia e ai piatti creati da Auguste Escoffier, sicuramente il più grande cuoco della storia. Questo è vero, lo abbiamo spesso rafforzato questo concetto anche grazie a voi e grazie alle iniziative che abbiamo seguito. Quindi questa sera ci sarà un'occasione calata in un'altra occasione, quindi è il momento in cui ai soci si ricorderà quante medaglie, quanti valori hanno acquisito, no? in tutto l'anno, le diverse gare, insomma, mondiali e internazionali, e poi anche la loro investitura, perché essere discepoli di Escoffier, ribadiamolo ancora una volta Rocco, che cosa significa? Essere discepoli di Escoffier vuol dire credere nei principi, negli ideali, in quelle che sono state le finalità del lavoro che ha condotto Escoffier per tutta la sua vita di promozione, di divulgazione e di evoluzione della cucina. È sufficiente ricordare il giuramento dei discepoli di Escoffier, giuro di onorare, promuovere e far evolvere la cucina. Bene, io so che c'è anche il segretario generale che poi tra poco magari approfondirà bene queste dinamiche. E per quanto riguarda invece la struttura del menù, la più rappresentativa ricetta lo abbiamo sul finale, è vero? Certamente, si tratta delle pesche d'Anne Blanche, che poi sono un'evoluzione delle pesche Melba, una creazione notissima che sarà capitato a tutti di consumare, di assaggiare nei ristoranti, e pochi sanno, se non gli addetti ai lavori, che l'inventore di questa pesca Melba è proprio Auguste Escoffier. E altrimenti, che ci sta a fare l'Associazione Professionale Cuochi Calabresi? Cara Pina Olivetti, cosa avrebbe detto Escoffier trovandosi inserito nella sua cena il pane di cuti? Sicuramente sarebbe stato soddisfatto, perché il pane di cuti è fatto con materie di prima qualità e lentamente lievitato. Quindi
sarà felicissimo. Ovunque lui si trovi sarà molto felice e noi ancora di più. Un menù ben strutturato presuppone un abbinamento con dei vini che fanno la differenza. E allora Cataldo Malena, che firma tutti gli abbinamenti in questa edizione 2017 da casa tua, ben trovato Cataldo, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie, ben trovato a tutti quanti. Allora, che cosa hai previsto per la cena di Epicuro, naturalmente a opera di Escoffier? Perfetto, per l'aperitivo ho previsto il 19.08, invece per i primi e secondi piatti il Demeter bianco e il Bacco, e poi per finire sui dolci un bel passus. Un bel passus addirittura, chissà se lo andremo ad abbinare su questa pesca che a un certo punto incontrerà anche il Borsci San Marzano, ma questo lo approfondiremo con la nostra chef, l'executive chef del ristorante La Collina, caro Cataldo, che è la nostra Mimma Costantino. Allora, tu provvedi a mettere in fresco i vini insieme a Franco e noi ci avviamo. Mimma Costantino, discepola di Escoffier, ma anche chef executive di questa manifestazione. Mimma, ben trovata a casa tua. Benvenuti. Buonasera. Allora, dopo questo antipastino, dopo anzi l'aperitivo, scusa, ma andiamo all'antipasto. Dritti verso? Allora, abbiamo fatto l'antipasto con il capicollo nostro locale, il formaggio, e poi abbiamo fatto una parmigiana e la polpettina di pesce spada di Bagnara con salsina di pomodoro e un'insalata di polipo, sì, vero? Sì, l'insalata di polipo con la crema parmentier e un tortino di sarde con il purè di patate. Con purè di patate e all'interno anche una bella cozza, così, sì. Un trionfo di mare e di terra. I primi piatti, un pacchero trafilato al bronzo dell'azienda Pastificio Gioia. Fatto con porcini e pomodori secchi, abbondante basilico. E poi una salsa risotto. Bianca. Una salsa quindi in bianco. E poi un risotto con crema di scampi. Fatta con scampi, carote. Quindi molto aranciato, molto colorato. Col pomodoro, sì. Cucinato, poi triturato, poi passato al setaccio, è un po' faticoso, però ha risultato. Dà risultati. Sì, è eccezionale. E lo vedete qui con questo bello scampetto che emerge in tutto il suo splendore, che poi in bocca poi ha anche dei sentori molto particolari questo risotto. Andiamo con i secondi piatti anche pesce e carne, perché abbiamo detto che il nostro Escoffier voleva che i menù fossero strutturati molto bene e che i piatti fossero il più possibile armoniosi. Mm-hmm. Una cornucopia di pesce spada dello Stretto, con un tris di verdure saltate in padella e poi panato, il pesce spada si pana e poi si mette queste verdurine all'interno per metà. Quindi prende questa forma di cornucopia. Molto elegante. E vengono messe al forno, ecco. Ok, quindi andiamo sulla carne che a un certo punto presenta un cuore molto vegetale. L'ho voluto fare con un ripieno di frutta secca, c'era e dei spinaci. Spinaci, quindi un rolle di carne, un'arista di maiale. Di maiale ripiena di verdura, quindi c'è tutto, ortaggi, sì. Carne, pesce. Ecco, non manca proprio nulla in un menù d'eccezione, come nel caso appunto un menù che doveva andare un po' a mettere insieme tutti questi soci e quindi tanti certo. Professionisti del settore avrebbero dovuto mangiare in modo egregio quello che Escoffier avrebbe in un certo senso dovuto garantire se fosse
fosse stato in vita. Lì ci avete pensato voi, perché? Perché poi siamo andati avanti, intanto al centro, diciamolo, di questi due secondi piatti, c'è anche questa, la patata. La patata Duchess, no? Buona. Sì, che si sposa benissimo con l'una e con l'altra. Finiamo in dolcezza, abbiamo detto. Abbiamo fatto la pesca melba, molto buona. Aromatizzata naturalmente, caratterizzata da Borsci San Marzano con glass al cioccolato. Abbiamo anche una torta finale offerta dalla pasticceria Green Coffee di Cittanova, giusto? No, di Rizziconi, anzi, di Rizziconi. Occasione speciale dedicata a questo grande maestro della Scuola Internazionale di Cucina Auguste Escoffier, il segretario nazionale dell'Ordine. Ben trovato ad Antonio Torcasso, ancora a casa tua, Antonio. Grazie dell'invito che ho avuto dal professor Sgro, grazie a voi e della vostra presenza che avete dato lustro a tutta la serata, quindi sono più che soddisfatto e contento di essere in Calabria e di cui io sono nato in Calabria, quindi doppiamente felice di essere qua, pur girando l'Europa e tutta l'Italia. E questo ovviamente depone ancora a nostro favore, perché significa che gli insegnamenti di questo grande maestro non sono mai troppi e non è mai troppo ricordarli e soprattutto sottolinearli in occasioni importanti come l'assemblea di tanti cuochi e professionisti del settore, quale ha voluto appunto il presidente Sgro. Ricordiamo quali erano i punti cardine proprio del nostro Auguste Escoffier. Beh, questo grande uomo che lo chiamavano il cuoco del re, il re dei cuochi, ci sarà un motivo. Lui ha creato la cucina, ha creato la base della cucina moderna, rispettando, come si diceva prima in sala, il rispetto dei prodotti del territorio. Quindi un grande rispetto per quello che ti circonda, che ti ha attorno, non dimenticando ovviamente il discorso che si faceva col professor Caminiti. Ecco, col professor Caminiti, grande promotore del bergamotto di Calabria. Che i prodotti sono ottimi, quelli del territorio, ma con un occhio anche di quello che è la grande distribuzione. Se no, chi produce un vino e la Calabria ne produce prodotti importanti tipo Callipo, che leggevo prima, è un sponsor della serata, ottimi prodotti di pesce, ma non è che lo possono mangiare i calabresi tutto il tonno, va nel mondo. Quindi anche la Calabria si può esaltare con questi prodotti di eccellenza. Ecco, Escoffier puntava sull'eccellenza. Bene, quindi grande rigore, rispetto per la materia prima e poi l'armonia che doveva rappresentare un po' il lavoro che in cucina è un lavoro che deve attenzionare spesso anche i fruitori poi di quel cibo. Beh, lui ha creato la grandezza di quest'uomo, che ha creato in cucina le squadre, le brigate cosiddette, quindi uno aveva un compito, allora così facendo è facile poi servire un grande menù. Invece prima si cuoceva, si portava come si poteva. Lui rigorosamente, da quasi militare, chef vuol dire capo, non vuol dire cuoco. Tutti si chiamano chef impropriamente. Io preferisco chiamarli cuochi. Quindi il cuoco è quello che manipola e fa grande la cucina. Lo chef è il capo di queste brigate. Ecco. Quello che oggi si potrebbe definire un executive, certo. Chef. E allora grazie infinite al nostro Auguste Escoffier, grazie all'Associazione Professionale Cuochi Calabresi per aver riportato questo grande personaggio internazionale anche in Calabria attraverso queste figure professionali, e grazie a queste importanti manifestazioni che tendono sempre a porre l'attenzione su qualcosa che spesso diamo per scontato. La cucina è una cosa seria, l'uomo è ciò che mangia, ma come dico sempre, anche io a volte, caro segretario, è anche ciò che cucina l'uomo.